Bella ragazzi, Pierone, bentornati in questo nuovo episodio del Corner. Oggi episodio classico di inizio FIFA, dove andremo ad analizzare e vedere quelli che sono i moduli e le istruzioni migliori di questo inizio FIFA 22. Come saprete, ogni anno c'è qualche modulo in FIFA che vi permette di far girare la squadra meglio di qualche altro. Ovviamente è tutto soggettivo, ovviamente ognuno deve impostare il proprio modulo in base al proprio stile di gioco e ci saranno sicuramente moduli che saranno più o meno congeniali al nostro modo di giocare. Però, nonostante quello, vi andrò a far vedere un paio di moduli e delle istruzioni che secondo me possono, diciamo, funzionare quasi a livello globale, in modo un po' oggettivo. Poi ognuno dovrà essere bravo a impostare e fare delle piccole modifiche. Andiamo subito alla schermata di gioco. Questa è la mia squadretta, va bene, ovviamente è impostata così per l'Intesa. In gioco poi la sposto, modifico modulo e tutto quanto. Partirei con il modulo forse più usato del momento. Vi ripeto, ovviamente siamo a inizio FIFA, quindi nel corso dell'anno potrebbero uscire fuori delle novità, delle news, dei moduli ancora più importanti o più forti, ma per il momento il modulo che ho usato e che stanno usando tantissimi pro player e che usa la maggior parte delle persone è il 4-2-3-1. Io ho usato molto questi due, 4-3-1 e 4-4-2-2. Vi faccio vedere brevemente come sono in campo i giocatori, con Neymar dietro le punte, Rashford, Vinicius esterni, Mbappé davanti, Bruno e Kanté dietro. Questo è forse il modulo più difensivo, se vogliamo dirla così, perché Neymar in questo caso torna nella linea difensiva a volte e quindi si viene a creare un bel... una bella muraglia davanti alla difesa, anche perché quest'anno i giocatori tendono a prescindere, a difendere tanto. Quando non si ha palla la squadra torna molto dietro e quindi con Neymar che da essere una punta praticamente torna nella linea difensiva, si crea un bel po' di densità in mezzo al campo. Le tattiche, io non sono uno che esagera troppo, tengo tutto abbastanza equo, ho messo 55-55, profondità a volte anche 60, proprio perché cerco di tenere la squadra un po' alta, altrimenti si schiaccia veramente tanto. Poi effettivamente schiacciandosi si crea tanta densità, però non mi piace essere troppo basso. La manovra la metto in equilibrata, poi questo è una cosa che effettivamente cambio nel caso in cui sono in svantaggio e metto manovra veloce per velocizzare un po' la manovra, ma semplicemente queste due sono le opzioni. E uso passaggi diretti perché è molto funzionale quest'anno. Uso molto i passaggi anche con R1 passaggio, quindi passaggi veloci, e sembra funzionare. L'ampiezza ho messo 60, giocatore in area abbastanza medio. Angoli ho messo 1 perché c'è una sorta di schemino che vi permette di far salire poi tutti i giocatori dentro l'area mettendo 1, a parte che si è coperti in caso di ripartenze contropiede che sono devastanti quest'anno. Ma poi facendo il passaggino veloce da vicino con gli angoli così, tutta la propria squadra parte da fuori area e si inserisce all'interno per colpire di testa. Quindi l'ho provata un po' di volte, funziona, e punizioni poi abbastanza normale. Per quanto riguarda le istruzioni, Mbappé ci ha inserito dalle spalle, rimane in avanti. Neymar l'ho tenuto abbastanza base, poi c'è qualcuno che mette svaria invece che resta in posizione per variare, o qualcuno che lo mette anche in resta in avanti se vuole lasciare davanti un altro giocatore in più, ma a questo punto tanto vale avere un 4-4-2. I due esterni li ho messo entra in area per il cross, poi il rimani in difesa o rimani in avanti è una cosa che cambio nel caso in cui debba difendere tanto e quindi li tengo dietro, o attaccare tanto quindi li metto in avanti ma parto con base. I CDC hanno intercetto di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro entrambi, e i due terzini hanno entrambi resta dietro in attacco, come sempre permette di non rimanere scoperti sugli esterni. Questo è il 4-2-3-1 che mi ha tra l'altro permesso di fare livello 1 in VL, quindi funzionare funziona. Poi dipende come se lo si imposta, dipende come lo si sistema in base al proprio stile di gioco, però questa è una buona base secondo me per un modulo abbastanza difensivo. L'altro modulo che ho usato, che è molto simile ma un pelo più offensivo, è il 4-4-2. È tutto uguale da questo punto di vista, sistematelo così magari come base e poi volete recuperare la partita, pressing sul primo controllo, a mali estremi, pressing costante,
manovra veloce, inserimenti offensivi. Però la base rimane questa. Il modulo è 4-4-2 con Neymar che affianca Mbappé e poco del resto cambia. Di questi due, uno rimane in avanti, ovvero Mbappé, l'altro base, ed entrambi con inseriti alle spalle. I CDC uguali al 4-2-3-1, gli esterni con taglia dentro, inseriti alle spalle e entra in area per il cross. Quantomeno i miei li ho messi così. Anche qua si fanno salire o scendere in base alle esigenze. Idem i terzini, sempre dietro, di base, poi se volete farli andare in avanti per recuperare una partita, tranquillamente. L'ultimo modulo che vi faccio vedere oggi è un modulo che ha tante varianti, ovvero il rombo. Un rombo che può essere 4-3-1-2, che può essere 4-1-2-1-2 stretto, o si può anche optare per il 4-3-2-1 con le due ali davanti strette per avere un attacco offensivo centrale. Diciamo che questo qua è il modulo per attaccare tanto centralmente e è abbastanza offensivo e crea molta densità in mezzo al campo. L'anno scorso era molto forte, ho messo un po' più di giocatori in area, inserimenti offensivi per avere più inserimenti, dato che si lavora molto centralmente è buono avere tanta gente che si lancia dentro. È un modulo molto offensivo che però riesce a difendere bene soprattutto nelle zone centrali del campo. Non abbiamo esterni, quindi dovremmo essere bravi coi terzini a scalare. Per quanto riguarda le istruzioni davanti, come prima, inseriti alle spalle con tutte e due, ma uno soltanto rimane in avanti. Il COC lo facciamo rimanere in avanti perché almeno creiamo un po' di densità con questi tre, col triangolo qua davanti. E per quanto riguarda il centrocampista centrale, tengo dietro soltanto uno e gli altri due li lascio molto liberi perché andranno avanti e indietro all'infinito. Il resto è simile. Questo è un modulo che ho usato molto meno, però l'anno scorso era magari molto utile per contrastare quelli che giocavano con 5 difensori dietro, quindi c'è molta gente che lo usa come main modulo. Io lo alterno e lo uso molto se mi difendono in 5, perché attacco molto centrale senza fargli usare i terzini. E questi erano i tre moduli principali, poi ovviamente ce ne sono tanti altri secondo me molto buoni, come il 4-2-2-2. Non ho ancora sperimentato la difesa 3 e la difesa 5, non ho visto tantissima gente usarla per il momento. Però ecco, spero di esservi stato un po' d'aiuto per chi magari aveva ancora qualche dubbio, voleva provare nuove tattiche, provare nuove istruzioni per dare una variante al proprio gioco. Fatemi sapere se vi sono servite, se avete altre alternative, avete qualche modulo interessante da consigliare nei commenti, magari qualcun altro lo legge, quindi diventa una cosa utile per tutti quanti. Per oggi, signori, io vi ringrazio, ci vediamo settimana prossima, sempre qui con il Corner. Da Ron è tutto, bella ragazzi!